Trentino. Il progetto Fit for Food 2030 è un progetto Horizon 2020, il cui obiettivo è quello di supportare la Commissione europea nella trasformazione di sistemi agroalimentari del futuro. La Policy Europea Food 2030 prevede la mobilitazione di tutti gli attori del sistema agroalimentare europeo ai vari livelli, da europeo a locale, partendo dal presupposto che è necessario cambiare il modo in cui produciamo, elaboriamo, trasportiamo, trasformiamo e consumiamo e sprechiamo il nostro cibo e rendere sostenibili i sistemi agroalimentari europei attraverso la ricerca e l'innovazione. Ed è proprio in questo contesto che FEM, con Food Lab Trentino, rappresenta il Trentino nella piattaforma europea Food 2030, con l'impegno di raccogliere e veicolare in Europa le proposte e le buone pratiche del territorio sui grandi temi del cibo e della nutrizione. La Commissione europea ritiene che per realizzare la trasformazione dei sistemi agroalimentari sia necessario adottare un approccio sistemico e coinvolgere tutti gli attori in uno sforzo congiunto. E tra tutti gli attori troviamo anche i cittadini e i consumatori. Ed è per questo che il Food Lab Trentino con la Fondazione Bumac ha deciso di sviluppare un percorso in 3 puntate proprio per spiegare e per sensibilizzare verso quello che è l'impatto ambientale del cibo e suggerire delle buone pratiche su come ridurre la nostra impronta alimentare. La prima puntata è stata proprio venerdì scorso, il 6 novembre, in cui abbiamo parlato di dove ha origine lo spreco alimentare. Abbiamo cercato di dare risposta a questa domanda. Questo percorso che è stato sviluppato ha preso ispirazione da quei percorsi formativi che sono stati implementati all'interno del progetto Fit for Food 2030. Ed è per questo che oggi andremo a cercare di rispondere ad altre 2 domande, ovvero quanto è prezioso il cibo che mangiamo e quello che sprechiamo. Infatti siamo sempre più coscienti che la nostra salute sia fortemente condizionata dalle scelte alimentari che facciamo ogni giorno. E oggi sappiamo anche che la produzione di cibo condiziona anche la qualità dell'ambiente che ci circonda. E oggi cercheremo di rispondere a queste 2 domande che danno proprio il titolo al nostro secondo appuntamento con 2 graditissime ospiti, la dottoressa Alma Chettini, volontaria di Trentino Solidale e da sempre sensibile e attenta alle tematiche ambientali e sociali, e la dottoressa Francesca Fava, dell'Unità di Nutrizione e Nutrigenomica del Dipartimento di Qualità Alimentare e Nutrizione del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Bumac. Ma a questo punto lascerei proprio la parola alla dottoressa Chettini per spiegarci l'attività di Trentino Solidale e le azioni che possono essere intraprese per ridurre lo spreco alimentare, in particolare quella che è la donazione delle eccedenze alimentari. Grazie dottoressa Rizzetto e grazie alla Fondazione Fondazione MAC che ci ha invitato. Io appunto mi presento, mi chiamo Alma Chiettini e sono qui come rappresentante di Trentino Solidale, un'associazione che ha nel proprio scopo statutario quello di lottare contro lo spreco alimentare. Come ho detto prima, ai registi di questo evento, io non ho una formazione scientifica, ma sono una cultrice della materia, per usare un gergo accademico. Ho seguito con somma attenzione la scorsa puntata e soprattutto mi è pi molto piaciuta l'immagine della piramide rovesciata proposta da Adolfo Villafiorita e il progetto Saturn che mappa i percorsi del cibo proposti da Betta e Pianegonda. Come è già stato detto, la tematica del cibo è centrale in molte politiche, dai comuni all'ONU, tanto che tutta la tematica della filiera alimentare e in questo anche lo spreco che è parte di questa tematica. Ma che cosa dice esattamente? Scusate che faccio la presentazione. Che cosa dice esattamente l'ONU su questo? Cerco di presentare. Mi vedete? Sì. Perfetto. La presentazione è partita? Sì, perfetto. Allora, l'ONU su questo, dicevo prima, la tematica del cibo e dello spreco è trasversale e
e è sensibile in molti degli obiettivi, dei target di agenda 2030, ma il punto centrale è il punto 12-13 del Goal 12, dove appunto è previsto lo scopo di dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio dei consumatori, di ridurre le perdite di cibo durante tutta la catena di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto. L'agenda ONU, voi sapete che è del 2015, ma ancora nel 2013 la FAO aveva pubblicato un manuale per insegnare come ridurre gli sprechi alimentari. Anche qui aveva segnalato che era fondamentale partire dalle aziende agricole, partire dalla produzione, per arrivare, dopo diversi passaggi, ad affermare che la solidarietà è ancora la soluzione più logica per gestire le eccedenze alimentari. Questo è l'immagine del rapporto annuale sullo stato della sicurezza alimentare che pubblicano ogni anno le 5 agenzie delle Nazioni Unite che si occupano della nutrizione. Apro una parentesi, voi sapete che l'agenzia sul programma alimentare quest'anno ha vinto il premio Nobel per la pace. Questa, dicevo, è la copia dell'edizione 2019 con i dati aggiornati al 2018. Questi dati quell'anno è stato particolarmente puntato il focus sui problemi della malnutrizione cronica e del sovrappeso e dell'obesità, per arrivare ad dare addirittura alcuni dati. Nel mondo, dati 2018, ripeto, c'erano 821 milioni di persone affamate, pari a un abitante della Terra su 9. 2 miliardi di gente era in stato di insicurezza alimentare, con basso peso alla nascita, con malnutrizione cronica e malnutrizione acuta. Contemporaneamente, vedete nell'ultima parte della slide il numero delle persone in sovrappeso, bambini, adolescenti, ma soprattutto adulti. Un adulto su 8 è in sovrappeso. Allora, ricapitolo. Nel mondo c'è un abitante della Terra su 9 che è affamato, ma un adulto su 8 è in sovrappeso. Velocemente, questa è la copertina dell'edizione 2020 con i dati del 2019. In quest'anno invece il rapporto dedica ovviamente molta attenzione alla pandemia, la pandemia che tutti stiamo vivendo e conoscendo, anticipando stime sui dati della fine di quest'anno, quando dagli 80 ai 130 milioni di persone in più potrebbero soffrire la fame a causa della recessione economica. Questa è la copertina del rapporto sullo spreco alimentare pubblicato dall'ISPRA nel dicembre 2018. Questo rapporto, a mio parere, è a tutt'oggi lo studio ancora più completo sui dati dello spreco alimentare. Innanzitutto, questo rapporto riporta tantissime stime da mettere a fronte. Stime FAO, stime di soggetti privati, dalla Fondazione Barilla alla Coop Italia, stime predisposte dall'Università di Bologna. Però appunto dà conto che sono stime, perché ancora dati effettivi ce ne sono molto pochi. Questa slide ricapitola in modo molto molto sintetico i dati finali di questo rapporto, dove appunto si ribadisce che lo spreco inizia ancora in campagna, prodotti agricoli non raccolti e lasciati nel campo, e prosegue con l'industria alimentare. Afferma appunto che la distribuzione organizzata spreca 400.000 tonnellate di prodotti alimentari all'anno, il 40% di questi sono prodotti ortofrutticoli, parte delle mense scolastiche, fino ad arrivare al consumatore finale. Questo rapporto ci dice anche però che le forniture commerciali in Italia corrispondono a 3.700 calorie per persona, una volta e mezzo il fabbisogno energetico medio quotidiano di ciascuno di noi. Che cosa ha fatto l'Europa in questi anni? In questi anni l'Europa ha approvato nel 2015 appunto l'Action Plan for the Circular Economy, dove per la prima volta si parla dei rifiuti alimentari. Si parla appunto di facilitare il dono di alimenti e solamente nel 2018 l'Europa ha introdotto la nozione di rifiuti alimentari nella direttiva rifiuti del 2008, quindi modificando la precedente direttiva. E solamente nel 2019, con una decisione della Commissione, è stata approvata la metodologia comune e requisiti minimi di qualità per misurare i rifiuti alimentari. Come dicevo prima,
tutti i rapporti parlano solo di stime, la misurazione ancora, misurazioni concrete, non ce ne sono. Adesso c'è stata questa metodologia comune approvata nel maggio 2019, è passato un anno, di questo si sa ancora molto poco, però è stato anche un anno difficile e quindi credo che questa metodologia per la sua entrata in vigore effettiva soffrirà anch'essa di molte sospensioni come molte delle decisioni di questo periodo. L'Italia, la prima legge che ha fatto l'Italia sullo spreco alimentare è una legge del 2003 di un unico articolo che appunto equiparava le organizzazioni di volontariato ai consumatori finali al fine del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. Il grosso passo in avanti è stata una legge del 2016, la famosa legge Gadda, che ha sistematizzato il quadro normativo, ha favorito il recupero e la donazione dei prodotti alimentari eccedenti per solidarietà sociali, stabilendo che in subordine devono andare gli animali e ancora in subordine e in assenza di possibili usi alternativi ad essere smaltite, ma soprattutto, ecco, ha introdotto benefici fiscali. I donatori, piccoli, grandi, medi supermercati, ma anche i produttori, che donano ai soggetti di volontariato che a loro volta poi offrono questi prodotti a titolo gratuito ai soggetti bisognosi, hanno vantaggi sia a fini IVA che a fini IRES e addirittura è previsto che i comuni possano ridurre la tassa dei rifiuti per le attività commerciali che distribuiscono beni alimentari ed eccedenze agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno. Ecco che qui appunto si è introdotta l'attività di Trentino Solidale, che è un'associazione che è nata nel 2001, è un'associazione che è anche un network di secondo livello, perché sostiene associazioni e organismi magari senza personalità giuridica, ma che intervengono nei settori di nostra competenza, della solidarietà, su specifici progetti. E quindi abbiamo progetti locali, nazionali e anche internazionali. A livello locale, dal 2009, il principale progetto è la lotta allo spreco alimentare. Quindi Trentino Solidale si vanta, posso dire così, di essere il precursore delle finalità dettate da Agenda 2030, delle regole della direttiva europea, delle azioni indicate dal manuale FAO e opera come... Innanzitutto questi qua vi presento i dati del 2019 che abbiamo approvato pochi giorni fa. Abbiamo tenuto l'assemblea sociale il 16 di ottobre. Nel 2019 Trentino Solidale ha avuto 586 soci, quotidianamente attivi circa 150 sul territorio. Ciascuno di essi presta mediamente un impegno giornaliero di 3 ore. Trentino Solidale lavora tutti i giorni dell'anno, da lunedì al sabato, salvo i giorni festivi. Questa è la percentuale dei soci di Trentino Solidale, dove vedete che l'età non è proprio giovanissima, visto che solamente il 40% ha meno di 60 anni. All'attività dei soci si affianca l'attività dei lavoratori di pubblica utilità, con un progetto, il progetto 82, che è un progetto alternativo al carcere. Sapete cosa sono i lavori di pubblica utilità? È un'attività non retribuita, prestata a favore della collettività per riparare un danno conseguente ad un comportamento illecito. È quindi una modalità di riparare un danno alternativa alle misure penali ordinarie. Nel 2019 81 persone hanno svolto complessivamente oltre 10.000 ore di lavoro. Ai soci e ai lavoratori di pubblica utilità si affiancano da ultimo anche gli studenti dell'alternanza scuola-lavoro. Nello scorso anno 12 studenti per oltre 350 ore di lavoro. Quindi complessivamente nel 2019 Trentino Solidale ha donato alla collettività nel progetto spreco alimentare 150.000 ore di lavoro. Che cosa fa Trentino Solidale operativamente? Quindi ogni giorno lavorativo raccoglie alimenti, sostanzialmente alimenti freschi. Sono pane, prodotti da forno, latticini, verdure, frutti, cibi già cotti pronti al consumo, soprattutto i cibi della parte gastronomia dei supermercati, cibi già cotti e che hanno 1 o 2 giorni di vita. E li raccoglie dai centri di vendita al dettaglio, grandi e piccoli supermercati, ma anche da piccoli esercenti, dal panificio di paese, da servizi di catering e anche dai produttori locali. La maggior parte di essi, appunto, si tratta di alimenti di immediato consumo prossimi alla scadenza o in confezioni aleggiate, con etichette deteriorate o in condizioni non più commerciabili, oppure anche sul plus di
produzione, sto pensando, la settimana dopo Pasqua ci arrivano le uova di Pasqua o colombe, perché ormai i prodotti sono prodotti molto sono prodotti che nessuno compra più. Nella stessa mattinata della raccolta tutti gli alimenti vengono selezionati dai volontari, che ne controllano lo stato, controllano le etichette, la data di scadenza, puliscono la frutta e la verdura. Molta della frutta e la verdura che ci viene consegnata è frutta ancora perfettamente commestibile. L'altro giorno ho visto una retina di limoni dove c'era il limone dentro deteriorato e il supermercato ha buttato via la retina. Invece i volontari aprono la retina, eliminano il limone deteriorato, ma gli altri limoni sono ancora perfettamente commestibili. Fanno la raccolta differenziata di tutti i materiali trattati e selezionano gli alimenti per tipologia e preparano casse di solo pane, di soli prodotti da forno, di latticini, di frutta, di verdura per tipologia. Nella foto vedete a sinistra le casse bianche, che sono le casse così come ci arrivano dal supermercato, con giù tutto mescolato, c'è la frutta, c'è la verdura, c'è il prodotto in un'unica cassa. E adesso vedete invece le casse come vengono preparate dai volontari per andare nei punti di distribuzione di cui vi dirò fra un attimo, con tutti i prodotti distinti per tipologia. Operativamente Trentino Solidale poi appunto nel volgere di poche ore, quindi nella stessa giornata, queste casse vengono consegnate nei luoghi di distribuzione, che sono, ve lo faccio vedere dopo, sono sul territorio, e in genere sono o presso la sede di altre associazioni, sto pensando all'associazione Alpini, come il gruppo anziani in molti paesi, o presso locali che ci sono messi a disposizione dal comune o da alcune parrocchie. Quindi a una certa ora si aprono quelle che mi piace chiamare i nostri temporari shop, quindi i negozi temporanei che aprono il pomeriggio dalle 16 alle 18, con tutte queste casse distinte per alimenti messe in fila, dove gli utenti possono fare la spesa come in un qualsiasi supermercato in maniera proporzionale al rispettivo nucleo familiare. Infatti agli utenti che si registrano presso di noi, presso il Trentino Solidale, viene chiesto solamente lo stato di famiglia per comprendere quanti sono gli utenti del nucleo familiare e quindi quanta spesa ciascuno di essi può portarsi a casa. Trentino Solidale non consegna pacchi prefezionati e così pensa di evitare ulteriori sprechi che si verificherebbero perché nei pacchi molto spesso possono esserci cibi non gradito in quantità eccedenti. Solamente, scusate, mi si è bloccata la... Ecco, solamente ad associazioni di volontariato e ad altri enti, alcuni dormitori, alcune case famiglia, noi consegniamo il cibo in scatole con il contenuto concordato. Nel 2019 l'attività si è consolidata. Se nel 2009, il primo anno, Trentino Solidale raccolse 200 tonnellate, nel 2009 sono state raccolte 1.600 tonnellate di alimenti. E questo dato è un dato effettivo, non è un dato stimato, perché coloro che ci donano il cibo, salvo qualche piccolo produttore, ci consegna la bolla di trasporto di cosa ci dona. Il supermercato ci dona il cibo, ma con la bolla di accompagnamento, con tutto quello che ci ha dato pesato. E noi fatturiamo affinché loro possano dedurre il costo di questo cibo, appunto per avere il vantaggio fiscale di cui vi parlavo prima. Trentino Solidale in questa maniera ha contato che lavorando dal lunedì al sabato raccoglie quindi dai 50 ai 60 quintali per ogni giorno lavorativo, quantità che varia a seconda della stagione. Il Banco Alimentare a livello europeo calcola che 500 grammi di alimenti corrispondono a un pasto equivalente. Noi, lavorando sui cibi freschi, molta frutta, verdura, latticini, prodotti di pronto consumo, abbiamo stimato prudenzialmente che un chilo di alimenti corrisponde a un pasto equivalente. Ciò significa che Trentino Solidale nel 2019 ha distribuito 1.600 pasti equivalenti. In questa slide vedete come è cresciuto negli anni la raccolta di Trentino Solidale. Nel 2014 è stato un picco perché una grossa catena di distribuzione si è associata con noi appunto per donarci il cibo, e quindi c'è stato un picco che è stato sostanzialmente mantenuto negli anni successivi.
Qui abbiamo calcolato le percentuali di raccolta nelle varie comunità di cui è composto il Trentino, perché, come vi dirò dopo, il Trentino Solidale ha dei gruppi locali che operano con raccolta e con parte della distribuzione in proprio. E in questa slide invece vediamo la provenienza del cibo. Questo è molto interessante perché il 63% viene dalla grande media distribuzione, quasi l'8% dai piccoli negozietti, dai panifici, ma da ultimo abbiamo il 28% che ci vede dai produttori locali. Questa è una cosa di cui siamo molto orgogliosi, che non abbiamo ancora pubblicizzato adeguatamente, ma che pensiamo di farlo presto, perché significa che non distribuiamo solamente il cibo scarto, ma distribuiamo anche cibo che proviene direttamente dalla campagna e che sono appunto eccedenze di produzione, oppure magari cibo non perfetto dal punto di vista anche formale per essere distribuito nella grande distribuzione, ma cibo perfettamente commestibile. La scorsa estate ci sono arrivate 30.000 uova, 30.000 da un produttore locale, erano la prima produzione delle sue galline, ma erano piccole e quindi erano sotto lo standard commerciabile. Allora, Trentino Solidale, dicevo, ha 33 punti di distribuzione sul territorio, 12 sono nella città di Trento, 3 a Rovereto e gli altri in quasi tutti i comuni, in questo delle comunità, nei comuni delle comunità di valle principale. In realtà i punti di distribuzione oggi sono 34, perché poche settimane fa è stato aperto un nuovo punto di distribuzione a Mezzolombardo che si chiama Rotaliana Solidale. Nel 2019 nei punti di distribuzione si sono presentate circa 1.200 famiglie al mese, ciascuna delle quali ha ritirato cibo per 5 volte al mese. Ogni componente del nucleo, ogni famiglia ha in media 3 componenti, il che abbiamo calcolato che abbiamo raggiunto circa 3.500 persone al mese. Questa è la foto di uno dei nostri punti di distribuzione. Come vedete, le casse distinte per alimenti vengono messe su un tavolone e quindi la persona può entrare, fa il giro al tavolo e seleziona e si prende il cibo che desidera e nella quantità che desidera. Dicevo, l'ho già anticipato, che diamo alimenti circa anche 20 istituzioni e associazioni che operano con le categorie più svantaggiate, i dormitori, a varie associazioni che si occupano di donne solo vittime di violenza, sto pensando alla Casa della Giovane, soggetti fragili, anziani, stranieri economicamente deboli, a moltissime case famiglia. Raccogliamo e distribuiamo derrate anche a Bressanone, a Vipiteno e fino ad Affi. Perché cito queste? Perché in queste realtà è una grossa catena alimentare della grande distribuzione trentina, ha punti di vendita e ci siamo presi l'impegno di raccogliere anche i punti presso i punti vendita fuori provincia. Abbiamo appunto diversi gruppi autonomi in Val di Sole, in Val di Fiemme, in Val di Fassa, in Alto Garda, Giudicari, Rendena, Primiero, Valsugana, Rovereto e da ultimo la Rotaliana, dove i volontari operano con il loro furgone, sono quasi autosufficienti anche nella distribuzione. Questo ha permesso di ridurre i chilometri di strada percorsa. Ciononostante, nel 2019 i nostri 18 automezzi, tutti piuttosto vecchietti, hanno percorso quasi 330.000 chilometri. Recentemente, con l'elaborazione del programma Alpino 2014 di digitale, abbiamo raccolto i dati di tutti i 330 punti di raccolta di alimenti e dei 33 punti di distribuzione. Li abbiamo georeferenziati e li abbiamo collocati in una mappa del territorio del Trentino, del Toadice, evidenziando con un puntino rosso ogni punto di raccolta e con una goccia blu ogni punto di distribuzione. Ogni punto e una goccia contiene i dati del donatore e del centro di distribuzione con l'indirizzo della sede e dell'orario di apertura. Questa mappa è a disposizione sul sito di Trentino Solidale sotto la voce La Rete e questa è una foto della mappa. Quindi massima trasparenza, qui si possono vedere i negozi che donano gli alimenti a Trentino Solidale, i puntini rossi, le gocce, i puntini blu, i centri di distribuzione, quando sono aperti, con che orario, il nome del referente, il numero di telefono del referente.
chi avesse bisogno di chiedere alimenti, di iscriversi come utente, basta fare una telefonata a questa persona e presentarsi il tal giorno all'otta l'ora con uno stato di famiglia e può portare a casa il cibo che gli serve. Condividere meglio, contribuire a un sistema dove lo spreco diventa risorsa, ripensare ai nostri valori. Questi sono in realtà i principi che guidano questa attività di Trentino Solidale. Abbiamo avviato un progetto di educazione ambientale sul corretto smaltimento dei rifiuti, sia tra i nostri volontari, ma sia anche tra i nostri utenti, perché non sempre c'è abbastanza sensibilità su questa. Avevamo un progetto, anche un progetto di educazione alimentare con i nostri utenti, progetto che non ci è stato finanziato ma che pensiamo di ripresentare il prossimo anno. E come vedete, insomma, le idee per migliorare ci sono e ci sono ancora molte. Grazie davvero per averci dato l'opportunità di condividere quella che noi pensiamo di essere una buona pratica. Grazie mille dottoressa Chittini per questo contributo e per aver accettato ovviamente il nostro invito a presentare quello che anche noi crediamo sia assolutamente una buona pratica che esiste ed è attiva sul territorio e anche per averci dato appunto questa immagine dello spreco che diventa risorsa, una risorsa che è anche una risorsa sociale, quindi non solo in termini economici. E per chi, scusate, non l'ho fatto prima, per chi non mi conosce, sono Lisa Rizzetto, lavoro in Fondazione Dumac e oggi non sarò solo il vostro moderatore, ma appunto partendo da quello che abbiamo sentito dalla dottoressa Chittini e quindi sul valore dell'eccedenza alimentare, vorrei condurvi in un piccolo esperimento. Chiedo ad Alessandro se può condividere le diapositive. Abbiamo sentito l'eccedenza alimentare rappresentata da alimenti che magari hanno canoni visivi distorti dal colore, dalla pezzatura o all'aspetto non così invitanti, ma ancora buoni da mangiare. Vi ricordate il precedente incontro? Vi ho presentato delle fragole belle, rosse, che in quel passare della settimana sono un po' appassite, alcune ammuffite, lo stesso vale per alcune mele che magari rimangono nella nostra dispensa per un lungo tempo, o anche qualche mandarino che a volte troviamo un po' rinsecchito e proprio non facile neanche da sbucciare. E ci siamo chiesti se questi alimenti mantengono ancora il loro valore nutrizionale e per farlo utilizziamo il reattivo di Lugol, che è una sostanza utilizzata in laboratorio per riconoscere la presenza di amido in un particolare campione. Il reattivo di Lugol, che ha normalmente un colore marrone chiaro, ambrato, è in presenza di amido cambia la sua colorazione verso un blu scuro. La vitamina C impedisce il legame tra questa sostanza, questo liquido di Lugol e l'amido e quindi previene questo cambio di colorazione della soluzione. E vediamo che cosa succede quando andiamo a mettere insieme il Lugol, l'amido, la vitamina C oppure i nostri frutti non proprio belli da vedere ma forse ancora buoni da mangiare. Thank you.
Ovviamente quello che avete appena visto è una semplificazione, ma per farvi vedere e testare, ovviamente non con mano ma visivamente, che alimenti che magari avremmo buttato, scartato, contengono ancora, in questo caso vitamina C, che non è ovviamente il solo nutriente che troviamo negli alimenti, ma esistono diversi nutrienti e il cibo in generale che mangiamo, gli alimenti hanno un impatto sulla salute ed è per questo che do la parola a Francesca Fava per presentarci quello che è appunto l'impatto degli alimenti sulla salute e l'importanza dell'alimentazione. Ricordo che potete utilizzare la chat per fare domande ai nostri due ospiti, ai nostri due relatori. Vedo che già ci sono diversi complimenti in chat per l'attività di Trentino Solidale. Magari la domanda la teniamo alla fine, intanto do la parola alla dottoressa Fava. Grazie. Grazie. Grazie mille innanzitutto Lisa per avermi invitato. E ringrazio anche la dottoressa Chiettini, ho apprezzato molto la sua presentazione, innanzitutto per far conoscere un po' a tutti questa realtà e anche l'importanza della accessibilità del cibo per tutti e di cibo di qualità. Quindi vado a allacciarmi a questo e vi presento quello che è, ecco, la nostra attività alla Fondazione MAC. Vi condivido una presentazione che non vedo. Dunque, innanzitutto, ecco, come già vi ha anticipato Lisa, io lavoro all'interno della unità di nutrizione e nutrigenomica, ovvero guardiamo l'impatto del cibo e come questo sia appunto importante per mantenere lo stato di salute, sia quando appunto la salute c'è, ma anche preventivamente per proteggerci dalle malattie. Quello di cui andrò a parlare oggi in realtà è una carrellata proprio della funzione del cibo inteso come macronutrienti sulla nostra salute, per poi riallacciarmi anche a quanto sia importante avere accessibilità di cibo ad alta qualità nutrizionale per tutti. Quindi partiamo proprio dalle basi, comunque qui c'era solo semplicemente il mio nome e la Fondazione Blumach dove lavoro. Innanzitutto volevo appunto partire dal fatto che si intende la dieta molto spesso come restrizione calorica. In realtà la dieta è alimentazione e già dai tempi dei primi studi di medicina sappiamo che Ippocrate aveva visto nel cibo una medicina che potesse andare a toccare vari stati patologici e quanto sia importante la dieta intesa come stile di vita, che era proprio il primo significato che aveva nell'antica Grecia. E abbiamo visto che una dieta sana è appunto un mezzo per poter ottimizzare e mantenere la salute, che non è solo una salute fisica, ma anche mentale, un benessere sociale, perché sappiamo il cibo avere anche una funzione di mantenerci al massimo delle nostre potenzialità mentali e fisiche, e poi anche assenza di malattie. Quindi un regime alimentare considera non solo la quantità intesa come apporto di calorie, ma la qualità degli alimenti consumati, perché il loro valore nutrizionale va a toccare tutte queste sfere della nostra socialità e fisiologia. Sappiamo che sono stati definiti, oramai l'avrete visto tantissime volte, la piramide alimentare e quindi tutto quello che ne comporta. Quindi la piramide alimentare sappiamo essere una piramide, quindi avere una base di tutti quegli alimenti che devono avere un grosso peso nella nostra alimentazione a livello anche proprio quotidiano. E in cima alla piramide abbiamo invece quegli alimenti di cui se ne consiglia
un moderato consumo. E possiamo avere innanzitutto un punto di partenza che sono le calorie o fabbisogno calorico totale, come aveva già introdotto Alma. Sappiamo che le calorie in una persona che ha una moderata attività fisica sono circa 2400 kcal al giorno, ovviamente molto dipende dal tipo di attività, del tipo di lavoro e sforzo fisico che facciamo giornalmente. E comunque le calorie totali sono ripartite in carboidrati, lipidi o grassi e proteine, di cui se ne raccomanda appunto un introito giornaliero ben definito. Questi livelli di raccomandazione sono stati definiti in Italia dall'ARN, che è appunto livelli di assunzione di riferimento dei nutrienti e dell'energia per la popolazione italiana. Il più aggiornato è di qualche anno fa e comunque è un aggiornamento costante, viene sempre fatto dalla Società Italiana di Nutrizione. Sappiamo innanzitutto che nella piramide alimentare sia molto importante anche la ripartizione dei cibi, quindi vediamo che ci sono cibi che devono esserci in tutti i pasti, ovvero una porzione di carboidrati che possono essere portati da pane, pasta, riso, cereali complessi e anche preferibilmente nella forma integrale, devono esserci in tutti i pasti, in quanto sono appunto dovrebbero costituire un 62% della nostra alimentazione. Poi abbiamo ovviamente frutta e verdure in ognuno dei pasti e poi abbiamo via via dei cibi che per il loro apporto di macronutrienti vanno consigliati giornalmente, quindi in uno dei pasti principali o in più di uno. Fra questi sappiamo che ci sono latte e derivati e quindi come fonte soprattutto di proteine e grassi nobili, quindi preferenzialmente rispetto alla carne, che invece trova un consumo consigliato settimanale, quindi non giornaliero. Sappiamo avere un grosso peso anche, ce l'hanno appunto i condimenti. Noi sappiamo che l'olio d'oliva è consigliato in 3 o 4 porzioni, intese come un cucchiaio, giornalmente. Poi abbiamo una forte importanza anche di erbe e spezie, anche perché a volte ci aiutano a ridurre il sale aggiunto e appunto rendere più appetibili i cibi. E la frutta a guscio, che non è appunto la frutta secca, sono proprio noci, nocciole, che apportano molti dei grassi nobili, ma anche delle vitamine. Poi abbiamo invece in cima alla piramide, ovviamente, i dolci, tutti quei prodotti che sono altamente processati o conservati, come i salumi e anche i prodotti da forno a lunga conservazione, e ovviamente ecco, la carne rossa, di cui non se ne sconsigliano totalmente l'introito, ma si reputa appunto giusto un consumo limitato durante la settimana. Se vogliamo andare a vedere molto velocemente il perché questi livelli di assunzione giornaliera raccomandata, sappiamo che i carboidrati, intesi come non tanto zuccheri semplici quanto polisaccaridi complessi, dovrebbero costituire il 60% delle calorie totali. E i grassi ovviamente hanno un grosso ruolo nella nostra alimentazione, quindi non devono essere assolutamente totalmente demonizzati, anche perché il grasso è uno dei mezzi che il nostro organismo mette in atto per il turnover o il rinnovo di alcuni tessuti rinnovabili, quindi la plasticità delle membrane è molto importante e poi sono determinanti per ovviamente alcuni organi come gli organi riproduttivi, anche gli stessi reni, le capsule surrenali. I grassi devono essere consumati un massimo al 25-30% della dieta. Dove troviamo i carboidrati? Sappiamo soprattutto, noi ci viene in mente il pane e la pasta, in realtà sono appunto i cereali, intesi anche come cereali in toto, integrali, ma anche nei legumi, nei tuberi, anche in alcune verdure e ovviamente la frutta. Poi abbiamo dei carboidrati più semplici appunto nella frutta, nel latte, nel miele, nello zucchero, e questi vanno consumati in minor proporzione rispetto ai carboidrati complessi. I grassi si trovano non solo nei condimenti, ovviamente, ma nella carne e nel pesce, e molto importanti sono i grassi come la fosfetilcolina, nelle uova, nei latticini. Qui vengono contenuti dei grassi anche molto nobili,
l'acido vaccenico, per esempio, è nobile, contenuto nel latte e derivati, e l'acido linoleico, per esempio, è contenuto sia in alcuni frutti, nell'avocado, ma anche in alcuni latticini ad alta qualità. E le proteine sono ovviamente una parte importante della nostra alimentazione, innanzitutto perché servono a noi stessi per costruire le nostre proteine, quindi noi abbiamo il nostro codice genetico, smantelliamo le proteine introdotte con l'alimentazione per costruirne delle nuove, e abbiamo degli aminoacidi che sono anche proprio considerati essenziali, dobbiamo necessariamente introdurre con la dieta per la nostra sintesi proteica. Dovrebbero essere circa il 12% delle calorie totali. Abbiamo inserito anche l'alcol perché è parte della nostra socialità talvolta, e ovviamente il consumo va raccomandato in maniera moderata. E se parliamo di vino rosso, sappiamo essere per esempio al centro della dieta mediterranea, e anche tutti sanno l'effetto positivo di un moderato, inteso come un bicchiere al giorno di vino rosso, quindi anche questo va considerato quando si parla di livelli di assunzione raccomandati. Le proteine sappiamo essere ovviamente presenti in carne, pesce, uova, latticini, ma anche nei legumi, cosa che nel mondo moderno tendiamo a consumare un po' meno. E poi non dobbiamo dimenticare i micronutrienti, ovvero le vitamine, che sono essenziali. Quando parliamo di vitamine spesso ci vengono in mente frutta e verdura. In realtà le vitamine del gruppo B, molte di queste, sono presenti nella carne e i derivati, ovvero soprattutto anche nelle frattaglie, cose che nel mondo moderno tendiamo a non considerare quasi più. Se io penso, ecco, al mondo contadino da cui deriva mia mamma, si usava a mangiare anche molto le frattaglie degli animali e non buttar via niente. Questo era un altro grosso paradosso. Oggi si butta via, però molte delle cose che buttiamo via sono ricche anche di micronutrienti che non vanno sottovalutati. Le vitamine del gruppo B non sono le uniche, ovviamente la vitamina C, come accennava prima Lisa, è un importantissimo componente della frutta e la verdura, e ci aiuta anche nell'assorbimento del ferro. Una delle cose che appunto non si considera mai è che nell'anemia non bisogna considerare solo di aumentare l'introito di carne o comunque di ferro, perché se siamo poveri di acido folico o di vitamina C ne assorbiamo molto poco. I sali minerali sono ovviamente una delle cose principali della nostra alimentazione, sono macroelementi e microelementi necessari per i nostri enzimi. La fibra alimentare non deve essere alla fine della catena alimentare, perché anche se non ci dà un introito di calorie come tanti altri macronutrienti, è ovviamente essenziale, perché noi lo studiamo molto da vicino, perché promuove soprattutto una trasformazione o una fermentazione da parte del microbiota intestinale e genera dei prodotti finali quali acidi grassi a catena corta, che sono molto, molto importanti per il nostro metabolismo e la nostra fisiologia. L'acqua e il bilancio idrico sappiamo oggigiorno essere molto importante e non accessibile a gran parte della popolazione mondiale. È molto importante l'idratazione negli anziani e nei bambini. Quindi nelle raccomandazioni per una sana alimentazione le abbiamo già viste, ovviamente se avrete questo video salvato le potete scorrere un po' con più attenzione, e quindi qui ripetono quello che abbiamo già detto. Quello che non abbiamo considerato è la ripartizione durante la giornata. Una fortissima importanza ce l'ha la prima colazione, l'avrete sentito dire tante volte, dovrebbe costituire quasi il 20% delle nostre calorie, e anche macro e micronutrienti giornalieri dovrebbero essere appunto consumati nella prima colazione. Poi abbiamo anche ovviamente il pranzo e la cena ripartiti non in maniera uguale, perché la maggior parte delle calorie dovrebbe essere assunta nella prima parte della giornata, perché noi seguiamo anche i ritmi circadiani nel modo in cui metabolizziamo le cose, e quindi a pranzo dovremmo mangiare un po' meglio, con un po' più di calma, che con i ritmi moderni spesso si tende a spostare il pasto principale alla fine della giornata, quando si è più rilassati e privi di impegni lavorativi.
Innanzitutto bisogna anche considerare che non solo la ripartizione, ma anche il tipo di pasti, come vengono cotti gli alimenti, come vengono consumati, in quale periodo dell'anno. La stagionalità è importante perché frutta e verdura stagionali, di stagione o comunque consumati vicino al posto in cui sono coltivate, hanno un valore nutrizionale spesso molto elevato perché hanno una sintesi di polifenoli più elevata, perché la pianta, per esempio, il frutto viene raccolto quando è maturo e non molto prima, perché deve subire un processo di trasporto molto lungo e quindi va incontro a impoverimento o comunque a decadimento nel trasporto. Abbiamo detto che noi consideriamo molto l'impatto di frutta e verdura nel nostro gruppo di ricerca perché guardiamo il microbiota intestinale. È importante pensare che il microbiota intestinale, che sono i microrganismi nel nostro intestino, può operare una trasformazione dei cibi, soprattutto, come abbiamo già nominato, i polifenoli, ma anche le fibre, e li trasforma in nutrienti molto piccoli, che hanno un impatto in molti distretti del nostro corpo, quindi al di fuori dell'intestino. Il microbiota è un ecosistema complesso con più di 1000 specie e 10 volte il numero dei geni che abbiamo nel nostro corpo, e può influenzare appunto l'ospite, ma anche essere influenzato da noi stessi e dalle nostre abitudini alimentari, per esempio. Sappiamo esplicare il proprio effetto a livello intestinale, ma anche del fegato, del tessuto adiposo, del sistema immunitario, e sappiamo che cibi che potenziano il microbiota vanno da cibi contenuti nella dieta mediterranea, ma anche nella dieta dei paesi nordici scandinavi, nella dieta giapponese, qui vedete Okinawa, che è una delle parti del Giappone con la popolazione più longeva, e tutti questi cibi hanno in comune una potenzialità di modulare il microbiota intestinale in maniera positiva e generare una serie di metaboliti che è per noi importante. Quindi abbiamo rivisitato spesso nelle nostre presentazioni la piramide alimentare introdotta dalla Barilla Center for Food Research, in pratica questa piramide fa vedere che quello che potenzia il microbiota intestinale va anche ad agire per contrastare le malattie croniche. Quali sono le malattie croniche legate all'alimentazione? Se pensiamo al mondo moderno occidentale, che è quello in cui viviamo, sono le malattie, come ecco, accennava Alma, legate all'obesità. Perché? Perché è una delle malattie del nostro tempo e delle nostre parti del mondo. Sappiamo che le malattie legate a uno scorretto stile di vita alimentare predispongono a malattie appunto cardiache, ma anche a molte neoplasie, malattie cerebrovascolari, a diabete, e quindi molti di questi disturbi sono legati all'alimentazione. Sappiamo che l'obesità, appunto, delle statistiche che sono preoccupanti nel mondo occidentale, e di queste appunto vi ha già parlato nella precedente presentazione. Quello che volevo dire in più è che l'obesità però è una reazione normale del nostro organismo a uno stimolo ambientale obesogenico, cioè una cattiva alimentazione, cattivi stili di vita, e quindi il nostro organismo può solo reagire in questo modo, accumulando quando non si riesce. Tuttavia c'è una forte contraddizione, che è l'ultima cosa che su cui appunto metto l'attenzione, è che abbiamo una malnutrizione di micronutrienti. Cioè, se da un lato avevamo una malnutrizione che era un insoddisfacente introito calorico dovuto a una scarsità di cibo, dall'altro noi abbiamo oggi un eccesso di calorie, anche nel mondo occidentale, in quelli che sono i nuovi poveri, che crea un nuovo tipo di fame, cioè una dieta con eccesso calorico ma poco nutriziosa, cioè è priva di tutti quegli alimenti micro e macronutrienti nobili che dovrebbe invece avere una alimentazione nutriziosa. Sappiamo che gli obiettivi della FAO, alcuni li stiamo raggiungendo, come lo sviluppo in altezza e peso dei bambini, ma altri non li stiamo raggiungendo, anzi abbiamo una tendenza a un aumento di obesità, un aumento di sovrappeso, un aumento dell'anemia. Questa è dovuta a una malnutrizione.
è stato indirizzato anche dalla commissione di esperti della Lancet, che hanno evidenziato appunto che cibo poco nutrizioso è anche quello che ha un grossissimo impatto dal punto di vista ambientale, e quindi per il 2050 ci sono questi nuovi obiettivi di puntare a una dieta alimentare, a una inversione della produzione alimentare che abbia due vincitori, l'ambiente e la salute umana, e quindi potremo vederlo molto facilmente in questo, se guardiamo online The Eat Lancet Commission e ci studiamo bene quali sono le linee guida e dove siamo in difetto. Quindi questa è l'ultima cosa che vi dico: in Europa, la seconda colonna, siamo in difetto per consumo di legumi, consumo di cereali integrali, anche consumo di latte. Questo dimostra, infatti, è dimostrato dall'intolleranza al lattosio e alle proteine del latte, ovviamente. Il pesce ne consumiamo poco, la frutta a guscio, mentre siamo in eccesso di carne di tutti i tipi, di energia e quindi di tutti i cibi che avevamo detto non essere buoni per noi. Vi lascio con questa slide che dice: la bellezza del cibo è simbolo anche di una qualità nutrizionale, cioè perché scegliamo un cibo piuttosto che un altro, perché un cibo è più brutto, lo vediamo meno salutare per noi, perché talvolta le due cose non vanno insieme. Alcuni cibi che noi riteniamo tradizionalmente salutari, tipo uno yogurt, sono davvero sani o adesso hanno per esempio un contenuto che è chiaramente descritto nelle etichette nutrizionali, ma che tuttavia non guardiamo, contenuto di zuccheri per esempio molto più elevato di quello che ci aspetteremmo. Stessa cosa per i cereali della prima colazione: sono davvero così sani o sono invece una fonte di zuccheri semplici che non ci aspetteremmo? E poi l'alimentazione è uguale a tutte le età, cioè il fabbisogno nutrizionale dei bambini è molto diverso da persone adulte e da persone anziane, e di questo dobbiamo appunto tenerne conto. Ecco, vi ringrazio tanto dell'attenzione. Grazie mille, dottoressa Fava, per il contributo e per aver sottolineato nuovamente quanto le scelte alimentari possono veramente influenzare il nostro stato di salute, e quindi anche l'importanza delle scelte che facciamo quotidianamente quando andiamo al supermercato o in qualsiasi mercato anche contadino. E soprattutto anche di avere evidenziato come vi sia la necessità di avere due vincitori, l'ambiente e la salute. E vi ricordo che potete usare la chat per fare delle domande ai relatori, ce n'è già qualcuna. La prima è rivolta alla dottoressa Chittini, viene chiesto se Trentino Solidale riesce a distribuire tutto ciò che viene raccolto. Grazie della domanda. Vedo che qualcuno, non so se ha già dato la risposta a questo AP che ha scritto no, anonimamente. No. Scusi, dottor Schettini, il no che viene dato in chat è relativo alla condivisione dello schermo, non è una... Non avevo capito cosa era il no sulla domanda, scusatemi. Allora, io avevo dei tempi da rispettare, non so se l'ho rispettati, tuttavia la cosa mi ha messo un po' di ansia e quindi sono stata molto veloce. Però questa domanda mi permette di aggiungere due cose. Allora, una parte dei nostri volontari sono gli stessi utenti, ci sono stati moltissimi utenti, ci sono ancora, che avvicinandosi per ritirare il cibo apprezzano quello che gli viene dato e si avvicinano anche come volontari. Credetemi, la riconoscenza, perché è una forma di riconoscenza, è sottovalutata, invece è un sentimento che esiste e che è piuttosto diffuso. Queste persone che oltre che ritirare il cibo fanno anche i volontari, quindi aiutano nella distribuzione, aiutano nella raccolta, aiutano nella pulizia, hanno la facoltà di portarsi a casa un po' più del cibo rispetto a un normale utente, e quindi questo ci aiuta a dare a passare una seconda volta, diciamo, no? La distribuzione che facciamo nei punti di distribuzione, se avanza ancora qualcosa facciamo un secondo turno, e chi si è dimostrato un po' più attivo può farsi un secondo turno e quindi portarsi a casa ulteriore cose.
Se ci avanza qualcosa di frutta e verdura, lo diamo ad agricoltori. Abbiamo una serie di agricoltori, soprattutto nella zona che circonda Trento, che vengono a prendersi frutta, verdura ammaccata, ma soprattutto il pane. Il pane è un oggetto molto ambito, tanto che è addirittura contingentato. Tre sacchi a qualcuno, quattro sacchi a qualcuno, che sono prenotati, perché soprattutto chi ha animali o anche solo chi ha galline, il pane è un oggetto che quando c'è in quantità il pane vecchio lo diamo agli agricoltori. Quindi rispettiamo, credo che posso dire di rispettare la finalità della legge nazionale che dice che in subordine va dato all'alimentazione animale. Grazie per la risposta. E, riporto dei complimenti per la presentazione della dottoressa Fava, di quanto fosse la presentazione molto interessante ed esposta con rara chiarezza, e espongo una domanda in chat per lei. Può rispondere riguardo a che cosa può dire riguardo alle modalità di cottura, esempio al non scaldare l'olio, usarlo a crudo, non cucinare eccessivamente i cibi, se c'è qualche indicazione o se in questo modo cucinare eccessivamente i cibi può portare a una perdita della qualità nutrizionale dell'alimento. Sì, l'olio, soprattutto l'olio extravergine di oliva, sappiamo essere consigliato sempre a crudo, questo perché è ricchissimo di polifenoli e questi subiscono appunto un'alterazione e quindi soprattutto con le temperature, anche con la luce, con l'ossidazione appunto anche all'aria aperta, essendo antiossidanti sono comunque molto anche labili. Ovviamente non tutti i polifenoli durante la cottura vengono persi, stessa cosa succede con le mele, il frutto fresco, il frutto cotto ovviamente hanno un diverso quantitativo di polifenoli, ciò non toglie che alcuni dei polifenoli e le fibre comunque sono resistenti invece alla cottura, e quindi in questo caso se si parla di olio è un conto, se si parla di fibre alimentari queste vengono mantenute. Ovviamente anche i cibi vanno cotti, dipende quali cibi, ecco. La carne per la sicurezza alimentare deve essere cotta, quindi non ovviamente come viene cotta fa una grossa differenza, quindi composti policiclici aromatici procancerogeni si generano con la carne bruciata, ma questi si generano poi anche nel pane tostato, le reazioni di Maillard, quindi possono il tipo di cottura influisce molto. Poi invece nella parte vegetale influisce perché diminuisce la biodisponibilità di alcuni nutrienti o la quantità totale di polifenoli, dipende da quale alimento, ecco. Grazie mille Francesca. Non so in realtà. Sì, scusate. Dicevo, grazie mille Francesca per la risposta, non so se vi sono altre domande che volete fare, sapete comunque che potete utilizzare anche l'indirizzo email da cui vi scrivo, il quale possono essere veicolate domande ai relatori. Mi rendo conto che il tempo magari sia sempre poco, non sia così sufficiente per andare nel dettaglio di tanti aspetti delle presentazioni, quindi utilizzate pure anche il canale mail per arrivare ai relatori e così approfondire determinate tematiche. Visto l'orario direi che possiamo concludere questo nostro secondo appuntamento vi riporto l'attenzione al nostro terzo e ultimo appuntamento che sarà venerdì prossimo il 20 novembre, sempre al solito orario alle 17:30, dove proveremo a rispondere insieme alla domanda se è possibile ridurre la nostra impronta ambientale a casa. In chat vi ho lasciato i link dove potrete ritrovare la registrazione
registrazione dei webinar che abbiamo appena seguito. Questo appuntamento sarà disponibile nei prossimi giorni e troverete anche un tutorial, il video realizzato per accompagnarvi nella preparazione di questa pellicola ecologica, questo telo cerato a base di cera d'api, un'alternativa ecologica e riutilizzabile alla pellicola per gli alimenti. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivarvi il materiale, l'abbiamo spedito, la cera d'api e la stoffa per realizzare appunto la vostra cera d'api a casa, e nel prossimo appuntamento mi piacerebbe avere i vostri commenti relativamente alla preparazione di questa cera d'api e, perché no, anche i vostri suggerimenti su come è possibile ridurre la nostra impronta ambientale a casa. E con questo ringrazio a tutti, vi ringrazio per essere stati così numerosi anche oggi, e ringrazio la dottoressa Fava e la dottoressa Chettini per i loro preziosi contributi. Grazie mille. Grazie. Grazie, arrivederci.